Oggi incontriamo in commissione le AGS, cioè le associazioni di gestione dei mercati. Sono una realtà importante perché hanno le competenze nei mercati e sanno esattamente quali sono le problematiche. Questo dialogo purtroppo non c'è stato negli anni passati. Noi stiamo iniziando una nuova era. Vogliamo fare un dialogo fattivo che riguardi sia il discorso dei bilanci, quindi le esigenze dei mercati per le opere da realizzare, che poi la conduzione e la gestione da parte delle associazioni di gestione che hanno delle responsabilità. Noi stiamo esaminando con la Commissione Bilancio i bilanci appunto delle AGS per capire le spese che vengono effettuate, quali siano ammissibili e quindi riconducibili a una gestione che può essere, può prevedere l'uso dei fondi affidati alle AGS dal Comune di Roma per effettuare le opere, e queste sono la vigilanza, manutenzione ordinaria, la guardiania, la pulizia. In alcuni casi abbiamo verificato già da inizio gennaio che c'erano degli usi probabilmente sbagliati e poco consistenti di questi fondi. Questo è il motivo che ha portato all'emendamento che poi ha modificato gli abbattimenti dei canoni. Verificato che questo ha prodotto in alcuni altri mercati, magari anche virtuosi, delle problematiche di conduzione, siamo stati subito disponibili come commissione ad aprire un dialogo, perché noi non vogliamo discriminare i virtuosi, vogliamo distinguere tra chi ha agito bene, tra chi ha utilizzato bene i fondi comunali e chi non lo ha fatto. Lavoro molto duro, appunto, come ho detto, che abbiamo fatto con la Commissione Bilancio, che purtroppo doveva essere fatto dal Dipartimento, ma non è stato fatto, e era previsto anche un organo di controllo che probabilmente non è mai stato istituito. Ora noi dobbiamo recuperare questa situazione, perché il Comune di Roma deve fornire la possibilità di operare a, appunto, gli operatori dei mercati, e deve fornire servizi ai cittadini. Noi vogliamo rilanciare i mercati, e il rilancio dei mercati passa anche per il dialogo con le AGS.